Buonasera a tutte e tutte. Chi già frequenta questi schermi mi conosce, sono Rachele di Radio Palinsesto e questo pomeriggio assieme a noi abbiamo Fausto Bertinotti, che non ha bisogno di presentazioni, lo sappiamo tutti chi è. Allora, signor Bertinotti, intanto grazie per averci dedicato il suo tempo. Grazie a voi. Le faccio una prima domanda. Siamo qui in questa occasione, il Festival dei Giorni di Storia, quindi vedendo comunque il programma mi sono accorta che ci sono, parliamo comunque di eventi storici che molto spesso sono rimasti un po' nell'ombra, no? Nel nostro modo di studiare, sia convenzionalmente nelle scuole che anche negli altri ambienti culturali. Le volevo chiedere, secondo lei, oltre magari ad occasioni come queste, quali sono i modi, le possibilità per parlare di storia, parlare di quelle pagine che sono sempre rimaste un po', diciamo, nascoste? Beh, c'è un lato che è quello classico della formazione, quello che si insegna nelle scuole, naturalmente può essere molto, molto indagato, molto corretto. E anche nella scuola vale forse la lezione di un grande innovatore, che da queste parti e da queste terre risulta facile da ricordare, cioè Barbiana. E lì c'è un'idea della storia, c'è un racconto, che è una lezione di metodo. Cioè, insomma, è curioso che appare in una parte lontanissima del mondo, che è la stessa cosa però, ed è la formula degli zapatisti, camminare domandando, e che è secondo me la lezione di Barbiana. Cioè, che parlare a questi ragazzi, a questi ragazzi, vedendoli come protagonisti della loro storia, cioè loro non sanno le parole colte degli altri, ma sanno che Luigi a quell'ora attraversa la strada, eccetera. Ecco, secondo me, raccontare la storia fuori dall'accademia vuol dire interrogarsi e interrogare con quelli a cui ci si rivolge per indagare delle pagine conosciute o sconosciute, poi conosciute non sono mai del tutto. Bene, grazie. Prego. Mentre la seconda domanda, all'interno appunto del suo intervento, lei parlerà delle rivoluzioni che sono, insomma, si sono susseguite nel corso del Novecento. Attualizzando ai giorni d'oggi, secondo lei qual è una rivoluzione che comunque, dato il periodo storico che stiamo vivendo, il contesto storico, è, diciamo, imminente o comunque necessaria? Beh, quella necessaria non è imminente. Quella necessaria è il rovesciamento del trend dell'attuale corso della storia. C'è un nome pesante questo trend, si chiama capitalismo ed e porta il segno della sua vittoria sul tempo. Sarebbe troppo lungo indagare i singoli aspetti, ma prendiamolo così, c'è questo Moloch che occupa il nostro tempo. La necessità è rovesciarlo. Si potrebbe parlare di mille cose, dal clima alle diseguaglianze, alla guerra, ma io credo che bisognerebbe tornare alla parola una delle parole più antiche della rivoluzione, cioè alienazione. Questo capitalismo genera sistemicamente alienazione e dunque richiederebbe la rivoluzione. Anche perché, adesso però ci andiamo su un terreno troppo impegnativo, questo capitalismo non è portatore di sviluppo, di progresso, termini che andrebbero indagati criticamente, ma insomma, neanche di questo, è invece generatore di crisi e di una crisi che si configura spesso come crisi di civiltà. Pensieri che non appartengono alla rivoluzione del Novecento, come quelli appunto della crisi, l'idea che si avvicina alla catastrofe, oggi potrebbero essere assunti come necessità della rivoluzione. Necessaria, non attuale, perché attuali invece sono rivolte. Cioè sono morti spontanei senza una direzione di marcia, come si può dire, strategicamente padroneggiata da un rapporto tra avanguardia e masse, che è stata quella del Novecento.
Oggi anche i movimenti di questi giorni sono grandi moti spontanei. Roma si riempie di giovani, di ragazzi, di persone adulte, si riempie di persone che solo una settimana prima nessuno sapeva che potessero occupare una piazza. E anzi, la vulgata era che i giovani stanno solo sui computer, sui cellulari, e poi si scopre invece che una generazione scopre la critica alla violenza delle donne come una critica al patriarcato, alla società, e si offre una contaminazione con altri possibili movimenti. Questo, secondo me, è il terreno da indagare, le rivolte. Bene, la ringrazio, grazie mille. Ringraziamo anche voi che ci avete ascoltato e vi ricordiamo di seguire gli eventi di Giorni di Storia. Grazie. Grazie a voi.